Fortunatamente un po', cioè sono riuscito a e siamo riusciti a gestire bene gli impegni, poi magari un giorno intero intero off, no, perché poi magari sono a casa ma penso ad altro, organizziamo quella cosa, quell'altro ancora, quindi è un continuo, più che altro mentale, ma penso un po' per ogni persona che lavora nell'ambito musicale, non ci sono orari, non ci sono nulla di questo, io in primis che devo organizzare il tutto, quindi diciamo che pochi giorni off completi, ma tanto, tanto modo per riposare comunque. No, assolutamente. Poi se per fare musica o fare qualcosa collegato alla musica non è mai tempo che mi stanca. Un anno fa stavo preparando la maturità, adesso sto preparando i primi esami, quindi su quello ci siamo più o meno, sono le stesse cose, però. Da lì a poco avrei aperto i primi concerti di Emma, adesso invece sto per fare le mie prime date da solo, di cui sono veramente contento, anche perché finalmente potrò confrontarmi con un pubblico mio al 100%. E poi in realtà rispetto all'anno scorso penso sia cambiata tanto la mia visione sulle cose. Ero diversissimo, penso, da quello che sono adesso, per quanto io sia rimasto lo stesso, è cambiato un po' la mia visione, ma perché penso di essere più che altro cresciuto. E Sanremo sicuramente mi ha dato anche tanta consapevolezza di quello che voglio fare, di quello che voglio anche diventare. Certo, assolutamente è stato anche di fandom, no? Perché sono passato dall'avere magari 50.000 follower su Instagram ad averne invece 150.000, il che è stato grande come impatto, soprattutto tutti in una volta grazie a Sanremo, no? E sicuramente sento più responsabilità, ma dall'altra anche più modo di sperimentare e navigare nuovi generi, nuovi stili per i miei nuovi fan. Grazie, no, penso proprio che sia arrivato anche molto immediato il brano. Secondo me era abbastanza complicato, ma più per i vocalismi e la struttura in generale, però di pancia è un brano molto immediato. Se arriva, arriva subito ed è proprio quello che aveva colpito me all'inizio, non appena l'avevamo scritto. L'ho ascoltato la prima volta e mi sono detto: questo è il brano giusto per Sanremo, ma non tanto perché avesse delle caratteristiche in particolare, ma proprio perché me lo sentivo. E secondo me le cose fatte anche di pancia sono le più giuste, per quanto magari ci sono anche delle scelte motivate dietro. E quindi sono contento di tutti i successi di Virale, anche perché ci speravo tanto. Era un brano che pensavo potesse rappresentarmi al 100% e così è stato. Ma mi è piaciuto che molte persone abbiano detto che, soprattutto riguardo a Sanremo, che non si aspettavano che io sarei riuscito a gestire il palco bene come l'ho gestito. E questa cosa mi dà tanto orgoglio, ma perché è una cosa su cui ho lavorato tanto e su cui tendo ancora a voler lavorare tanto. Sono un perfezionista di natura, ma soprattutto dal punto di vista dei live vorrei che arrivare proprio a un livello di performance ancora più alto. Assolutamente, anche perché ero felicissimo di essere arrivato lì e non mi aspettavo altro se non meno rispetto a quello che è stato, quindi è stato proprio anzi, io il primo giorno che mi sono esibito, ho fatto un'intervista con quelli di RTL, no? Subito dopo l'esibizione. Mi hanno detto: Matteo, tu che cosa preannunci per questo Sanremo? E ho detto: guarda, il mio sogno massimo è che, cioè, il posto a cui aspirerei massimamente sarebbe decimo, undicesimo posto. E alla fine sono arrivato undicesimo, quindi neanche a dirlo è come se me lo aspettassi, quindi sono proprio contento di come sia andata. È stato coscritto in una giornata d'estate qua a Milano dell'anno scorso e quindi è nato ancora prima di Virale, Apatico, ed è un brano che parla proprio di me al 100%, racconta di come mi vivo certe situazioni in cui non riesco ad ascoltarmi o a capire le mie emozioni al 100% e in questo brano mi dico
che va bene così e che ci sta, anche se ogni tanto non riesco ad ascoltarmi e non per questo sono apatico. Sono una persona anche un po' fredda ogni tanto, nel momento in cui non riesco a leggermi al 100% mi blocco quasi e divento freddo. E invece in apatico voglio proprio ironizzare su questo mio lato, ogni tanto quasi troppo drammatico, dicendo: va tutto bene, cioè non è un problema, e anzi è importante riuscire a essere consapevoli di se stessi e riuscire a gestirsi nel modo migliore possibile. Sì, sono il mio peggior critico, assolutamente. Anche quella secondo me è un'arma a doppio taglio, perché mi permette di essere sempre aperto nel mettermi in discussione, dall'altra però mi lascia sempre aperto ai giudizi, soprattutto miei. Sono il primo che si giudica o si mette in discussione e ogni tanto non va tanto bene. È la stessa cosa, esatto, è proprio quello che dico. Ogni tanto mi capita di essere fin quasi cordiale con le altre persone, altruista, gentile, quando con me non ci provo neanche ed è una cosa sbagliata da questo punto di vista. E la trovo però bello esserne consapevoli e riuscire a gestirlo, anche importante quello. Ma in generale, magari parlo con i miei amici, loro mi dicono, non lo so, mi parlano di loro emozioni, mi dicono: ah, oggi quella persona mi ha detto quello, io dico: ma che vuoi che sia, no? Nel senso, sono sempre molto indifferente, anche quasi cinico, no? Nelle cose, magari con le persone che conosco veramente, quindi loro mi dicono: oh, sei l'apatico del gruppo. Oppure in mie situazioni, che magari anche lo stesso Sanremo, io me lo sono vissuto quasi tranquillo, e mi guardavano e dicevano: ma come fai a essere così tranquillo? Non è che sono tranquillo, è che maschero le mie emozioni o non riesco neanche ad ammettermele in questo momento. Poi di solito le capisco sempre dopo, e in questo mi dicono: sei apatico, non riesci a capire la situazione. E mi permette quasi di proteggermi in certe situazioni, cioè sicuramente il Sanremo del momento è quasi funzionale questo mio atteggiamento, perché mi permette di proteggermi e non andare fuori di testa. Assolutamente, è stato pensato un po' per accompagnare anche il singolo e per riprendere una delle frasi principali del testo, che per me è: fuori c'è il sole, piove dentro al mondo dove abito, perché infatti ci sono io, apatico e indifferente, con attorno a me tutta una situazione di festa, no? Con i palloncini, la pignatta. E in realtà è stato anche scattato a Cuneo questa copertina, che è la mia città natale, infatti si vedono le montagne dietro. E volevo proprio riportare anche una situazione di casa, proprio per dire: sto parlando di me e sto parlando di ciò che mi mette in difficoltà a volte. E quindi volevo proprio riprendere anche ciò che mi faceva provare e sentire il brano nella copertina, con questo mood anche un po' primaverile. È strano, perché mi sento una persona completamente diversa, allo stesso modo però uguale nel modo in cui mi approccio alle cose. Cioè, nel senso, sono cresciuto tanto e poi sono gli anni in cui si cresce maggiormente, no? Quelli che sto vivendo io adesso, quindi sarà anche per quello. Però mi sento sempre me stesso nel modo in cui, soprattutto, sto con i miei amici, vivo la mia famiglia, nelle cose anche un po' più concrete sono rimasto me stesso. Poi sono cresciuto, sono cambiati anche i miei pensieri, il mio modo di vedere le cose, un po' più nel lavoro, ma anche perché è cambiato il contesto che avevo attorno. Quindi secondo me è anche quello.